Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Mercoledì 29 ottobre, buongiorno dalla redazione. In apertura, ISIS: sono arrivati in territorio turco i primi combattenti curdi che nelle prossime ore si dirigeranno verso la città siriana al confine di Kobane, scortati dai mezzi militari turchi. Sono decollati da Erbil in Iraq e una volta atterrati in Turchia sono ripartiti con i pullman messi a disposizione dalle autorità turche per gli ultimi 50 km che li porteranno sul fronte, protetti da 4 carri armati dell'esercito e da blindati della polizia. Il MIT Intelligence turca ha chiuso la strada che porta verso il confine turco, impedendo ai giornalisti che scortavano il convoglio di avvicinarsi. I curdi hanno al seguito tir contenenti cannoni, mortai e munizioni. Secondo fonti locali, i Peshmerga in viaggio dovrebbero essere 175. Intanto in Libano sono riprese stamattina le irruzioni nelle case dei quartieri di Tripoli e nella regione di Cura, alla ricerca di terroristi dopo le importanti operazioni dei giorni scorsi. Numerosi posti di blocco dislocati nel paese. L'intelligence libanese ha rafforzato la sua presenza nel nord del paese per eliminare ogni traccia di cellule sovversive. Da venerdì le forze armate e l'intelligence hanno arrestato 162 persone sospette vicino al gruppo fondamentalista islamico dell'ISIS. In tema sicurezza invece spostiamoci negli Stati Uniti. Washington ha approvato un giro di vite alla sicurezza degli edifici governativi del paese dopo le falle della precedente gestione del servizio e l'attentato al Parlamento canadese di Ottawa. Il Washington Post riferisce di un attacco hacker, forse di matrice russa, ai computer della Casa Bianca. Hacker sarebbero entrati nella rete non classificata dei computer della residenza presidenziale nelle ultime ore. L'intrusione ha provocato l'interruzione di alcuni servizi mentre i tecnici dell'amministrazione lavoravano per risolvere il problema. Il sistema, rassicurano alcune fonti della Casa Bianca, non ha subito danni e non ci sono prove che documenti classificati siano stati piratati. FBI, Secret Service e NSA hanno aperto un'inchiesta. È buon senso dire che l'attacco della scorsa settimana ad Ottawa è stato un atto terroristico, ha detto il segretario di Stato USA John Kerry in conferenza stampa ad Ottawa. Ho ribadito al ministro degli esteri canadese che il presidente Obama, il Dipartimento di Stato e tutta l'amministrazione si impegnano a lavorare ancora più a stretto contatto con i vostri leader ad ogni livello per contrastare e prevenire gli attacchi, ha continuato Kerry, concludendo: sconfiggeremo i sostenitori del terrorismo. Questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, appuntamento alle 11 circa. Buona giornata.